non essendoci un modello fisico perché è stato distrutto, abbiamo dovuto fare una ricostruzione, quindi abbiamo analizzato assieme agli archeologi tutto il materiale documentale che c'era, fotografie, rilievi dell'Ottocento, e abbiamo realizzato una ricostruzione digitale. Un modello digitale che attraverso le tecniche di digital manufacturing, quindi la stampa tridimensionale, è stato stampato in bozze. Poi gli archeologi hanno guardato le bozze, controllato le bozze, loro che avevano visto realmente com'era il sito di Palmira, ci hanno dato consigli su come ottenere un effetto più realistico, e poi è stato realizzato l'intero che vedete, come se fosse però al nuovo, in questo caso, con le decorazioni al nuovo. Dopodiché, con saper fare artigiano del nostro scenografo, ha realizzato dalle fotografie tutti i segni del tempo.